Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Allora, partiamo nuovamente con le video recensioni. Allora, se vi ricordate, la settimana scorsa vi ho portato un video unboxing là dove ci stava lui presente, ovvero il power bank di casa Xiaomi con il modello Redmi. Devo dire che durante la mia settimana di prova intensa mi ha soddisfatto veramente tanto, e devo dire che si è fatto valere. Ma detto questo, vi parlerò di lui subito dopo la sigla. Allora ragazzi, iniziamo subito e partiamo da quella che è la confezione, perché la confezione mi è saltata subito all'occhio. Confezione ben curata, colore rosso molto acceso che si va a contrastare con il colore bianco del disegno di questo power bank. Allora ragazzi, io per esempio mi sono perso in questo particolare, ma vabbè, non voglio far perdere anche voi, e proseguiamo e partiamo con l'unboxing, che come sempre l'unboxing di questi tipi di prodotti va sempre rispettato. Allora, all'interno della confezione possiamo trovare lui, ovvero il Redmi power bank di Xiaomi, e oltre a lui troviamo il cavetto USB micro USB che ne consente la ricarica. Allora, fatto l'unboxing ragazzi, voglio parlarvi un po' di lui. Allora, design molto minimal, colore chiaro, logo Redmi stampato sulla parte frontale che attira veramente l'occhio, e tutti i lati sono ben puliti tranne che due, ovvero la parte superiore dove sono presenti tutti i connettori, come due connettori USB di tipo A, connettore micro USB, connettore USB-C e quattro LED che indicano rispettivamente lo stato rimanente di carica del nostro power bank. Mentre invece sulla parte laterale, che sia destra o sinistra, ma posizionatele un po' come volete, troviamo un pulsante che va ad alimentare i 4 LED nella parte superiore, e quei 4 LED indicano rispettivamente ognuno di loro il 25% di carica rimanente. Allora, io direi subito di parlarvi di quelle che sono le modalità di ricarica di questo power bank, perché ne sono ben due. Devo dire che oltre alla modalità di ricarica vanno a variare quelli che sono i tempi di ricarica attraverso i vari tipi di connessione. Per esempio, attraverso la ricarica micro USB il power bank impiega circa 2 ore e mezza per ricaricarsi, mentre invece se utilizziamo la ricarica attraverso il connettore USB-C il power bank impiega poco più di 2 ore per effettuare la ricarica completa. Cosa sono riuscito a fare con questo power bank? Io per esempio con questo power bank sono riuscito a ricaricare il mio OnePlus 6 quasi 3 volte. 2 volte sono arrivato al 100% partendo da una carica del 10-15%, e l'ultima volta più o meno dalla stessa percentuale di carica rimanente del mio smartphone me lo ha portato attorno all'80%. Devo dire che sotto questo aspetto mi ha sorpreso veramente molto. Ovviamente poi dipende dal dispositivo che andate a ricaricare. E poi questo power bank, io con questo power bank ho utilizzato la ricarica anche 2 dispositivi contemporaneamente attraverso i connettori USB di tipo A, e devo dire che non ha subito nessun tipo di problema ed è riuscito a ricaricare tutti e 2 i dispositivi contemporaneamente. Allora, per quanto riguarda la ricarica, io vi consiglio vivamente di utilizzare la ricarica USB-C. Per esempio io, utilizzando la ricarica USB-C, sono riuscito ad unificare quelli che sono i miei dispositivi, che anch'essi, come lo smartphone e le mie cuffie wireless, sono dotate di un connettore USB-C, che per me sono molto molto comodi, anche perché al momento io posseggo solo quei tipi di connettori e quei tipi di cavetti USB. Allora, trasportabilità di questo power bank, devo dire che non è proprio il massimo la trasportabilità, anche perché se lo mettiamo in una tasca dei nostri jeans, dopo un po' il peso si fa veramente sentire ed è anche un pochino scomodo, perché vedete, grande, pesantino, quindi nella tasca sì, ci sta, però queste piccole scomodità, peso. Ma se fate come il sottoscritto, che camminate costantemente con uno zaino lavorativamente attaccato alle spalle, lo mettete lì dentro e peso si va a condensare con quella che è la restante attrezzatura all'interno dello zaino.
devo dire, dai, che al di là del peso scomodo, della grandezza, che non è proprio compatto, però devo dire che a me è piaciuto veramente molto. Quindi dai ragazzi, mi ha sorpreso veramente molto. Allora, io penso che non ci sia null'altro da dire per questo power bank. Non vi dico l'input output, anche perché non è che ne capisca più di tanto, ma in altri casi qua in basso nella descrizione vi lascio il link per poter andare a leggervi tutte le informazioni del caso. Allora, prezzi. Io per esempio l'ho acquistato in un negozio fisico Xiaomi e l'ho pagato 24,90, quasi 25 euro. Ma si può acquistare anche su Amazon e il prezzo oscilla tra i 20 e i 25 euro. Quindi ragazzi, se anche voi volete acquistare questo splendido power bank di casa Xiaomi con il modello Redmi, qua in basso nella descrizione cliccate sul link, andate su Amazon e se lo volete acquistare, click, fatelo anche. Io ve lo consiglio vivamente. Quindi se state cercando un power bank che ne valga la pena di soddisfare, beh, io vi consiglio questo qua. Allora, io credo di aver detto veramente tutto su di questo power bank. Beh, ho esaurito tutto quello che dovevo dire. Quindi ragazzi, questo video io lo termino qui. Se avete qualcosa da dirmi potete farlo qua in basso nei commenti. E ragazzi, se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su. Ed ecco che sono partite le animazioni. Beh, sono partite già dall'inizio, vero? Dai, sono le animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Sono presente anche su Instagram, @MeticoSnake, link al mio profilo Instagram, anche lui qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!